Benvenuti su Abel, il mio canale. Sul tubo italiano. Con il dottor Meg. E il signor Lune. E continuiamo a mutare nello spazio e nella forma. Ma soprattutto nei bassi fondi di Genova. Quindi, assolutamente sì. In cerca della focaccia che il signor Lune. Della vera focaccia con il formaggio. In un nuovo episodio di Evolen 2. Sì. Molto bene. Eccoci qua. Una cosa, signor Lune, non ho specificato. Allora, innanzitutto, lì ci sono dei topi. Ok. Bene. Ora, lo schifo verde ritengo sia tossico. Esatto. E quindi non è il caso di andare a... Nel frattempo qualcosa si è disconnesso. Va benissimo. Niente. Qui non è possibile andare. C'è uno stato di RA! Che non so cosa possa effettivamente servire. Allora, credo che potrebbe andare prima a sinistra. Dove non c'è assolutamente niente. Benissimo. Tanto musica incalzante qua che... Ho il dubbio di essermi perso tipo qualsiasi cosa. Probabile. Cos'è? Ah, giusto. No. Ah, questa è una porta, ok, non avevo... chiedo scusa perché non bene. Avevo assolutamente capito. Boh, proseguiamo pure. C'è sempre più... Attenzione, questa è acqua! No! Le odio quelle! È dei tempi di Super Mario. No, sono tipo delle seppie. Sì. Le seccitelle. Il fatto che ci sia qui un coso mi fa pensare che... abbiamo sbagliato strada. Ah beh, basta, non è via. Non premendo ripetizione non è in grado di nuotare. Ah beh, però di qua non si può. Ah sì, possiamo andare di giù. Maledetti. Che cazzo c'è? Bene. Ha trovato la tana dei topastri. Bene. Molto bene. È più facile evitarlo. Il dottore mi sta... Chi cazzo è questa? La versione magra di Carle Kodos? Ma sa cosa, dottore? Mi conviene quasi... Niente, è morto. Se ricordi che non ha funzionato. Ma ora sì. Molto bene. No! Beh, questo qui lo può uccidere sempre con coso. Ma devo aspettare... Sì. No. Molto bene, oh, abbiamo anche guadagnato il cuore. Cosa è stato? Ah, ok. Anche quello io lo proverei a uccidere sempre con coso. Decisamente. Con Ciaccia. Con il colpo. Vai, Ciaccia! No. Quindi questo è da evitare. È stato facile. Abbiamo giocato giochi più difficili. Decisamente. Non si è aggrappato, signor Lune. Ah, ho capito adesso. Sì, ma... Ah, beh, questo sarebbe nel caso in cui effettivamente come è successo io sono caduto. Perfetto. Tipo, sarei fatto attacco normale? No. Posso provare anche con la nostra amica, ma... Ah, come lei? Lo schifo è slimerato via? Sì, ho visto che qua c'è... tocca fare il giro dall'altra parte. Penso proprio di sì.
Allora, solo che ricordo come si fa. Ah, la madonna, ma quanto bisogna. Ah, sì, allora. Era indeciso e questa indecisione le è costata cara. Caro mi fu questa indecisione. Lei non ci prova nemmeno. No, ci volevo provare, ma secondo me qui andiamo avanti. Sì. Se poi è un collezionabile, tiro le destine e inizio a inveire contro qualcuno. Lo dico subito. Ecco, qualcuno immagina dovrei essere io. Oppure proviamo. Bravo, signor Lune. Red Goop. Ok. Dici che sono vivi? Ma non so fare. Sì, io nel dubbio farei di questo, guarda. Ah, no, ma lo fa utilizzare? Sono mono uso? Sti stronzi. Non capisco questo a quale servizio nel caso. Direi di no. Molto bravo, signor Blu. Schifo ne abbiamo. Ah, probabilmente erano due vie della stessa. Niente, però tanto abbiamo il salvataggio lì. Bella questa questa deriva arcade e platform che ha assunto sto gioco. Mi piace. La intriga. Perché io li uso tutti, Ah, fanculo! Non mi aspettavo che quello ritornasse, in effetti. Non ho avuto fiducia nel cuore del posizionamento. Affanculo. Niente. Bisogna essere. Non è assolutamente banale. Assolutamente. Diciamo che la difficoltà Good Old Arcade la sentiamo tutta. Qui provi a sparare a cazzo. Provi a usare l'altro per pulire invece di sotto. Vediamo se funziona, perché non è detto che funzioni. E lo spade, vediamo se è andato qualcosa. Deve caricarlo. Sì, volevo vedere. Tanto in ogni caso mi conviene aspettare che si rimettano in linea questi stronzi. Ah, è un attacco ad aria, ok. Sono tipo delle mega blatte. Di là non si va da nessuna parte. Quello però è da uccidere prima, quindi. Prima deve fare l'attacco forte e lui va di là. No, non quello. Quello, esatto. Ok, devo caricarlo, buttarmi sopra sì. I cazzini. Spararlo. Perfetto. Molto bravo, signor Lune. A sto punto si va qui. E no, penso che devo attaccarsi di là. Poi scopri che questi cazzi qua saltano. Fanculo, non me l'aspettavo. Avrei dubito, in effetti. Bene. Tutto pistrello. Forse lo riesce a beccare, sì. Perfetto. Peccato che. Sì. Ah, lì ci può andare, secondo me. Sì, anche se non so. Non so qua. Ah, aspetti, ho capito. Però ormai sono andato avanti. Se moriamo ci ripensiamo, dai. Guardatelo il signor Lune.
Attenzione, ma lo vado a prendere, scusi. Non lo vado a prendere? Sì, volevo vedere se c'era dell'altra roba. Altresì interessante. Abbiamo trovato una chiave. No, la chiave delle fogne. Esatto. Quindi, immagino che. Dà una fragranza di ratto morto. Perfetto. Abbiamo anche leva da pato. 2 a forza, va bene. Chissà se il modo in cui leveliamo dipende anche in minima parte dal... da come l'abbiamo condotta. Esatto. Bene, poi volevo provare, non mi potete dire niente perché io ho provato. Ha provato. Quello che non ci arriva. Preso. Guardatelo il merda, guardate come si compiace che sta sempre lì. Ma vaffanculo! Se non li vede non spara. Tostro. Che ce l'abbiamo già? Perfetto. E ancora non abbiamo capito come utilizzarli. Ma probabilmente sarà un po' come le carte. Allora, qui avevamo visto tutto. No, perché come le carte? Forse sono dei collezionabili che ti danno dei poteri, va a capire. Perché avevamo già preso un Green Book. Sì. Perfetto, signor Luna. E torniamo su. Oh, molto bene. E adesso dovremmo essere... Ah, ok, quindi ma su una parte, vada anche nell'altra parte, perché... Sì, c'era rimasto quel robot da prendere, ma... Ah, no, ma in ogni caso, signor Luna, lì bisogna mettere la chiave, una delle due chiavi. Quindi tocca farli entrambi. E adesso ci manca l'altra, giusto? Sbaglio di sì. E noi andiamo. Ah, quindi se passi una seconda volta dal checkpoint... E se ne avevi scelto un altro e nuota male il tuo ragazzo, malissimo. Ok, provi con il con Ciaccia Mac Ciaccia. Beh, adesso questi vanno giù bene. C'era Mac Ciaccia. Quindi Ciaccia, Silvia, tutte persone che alla fine conosciamo, quindi fa piacere che siano qui. Ok. Il salone sceglie di non andare. Però secondo me dovrà andare per forza, perché temo di sì. Al momento non ha strada. Guardatelo come va giù. Questo è il mio signor Lune. Sì. Oh, un altro level up. Ma quanto cazzo è level up, signor? Qui tra l'altro gran level up, Attenzione. Madonna, il signorone. Che hardcore gamer, Ha visto. Tieni. Non è fatto. Secondo me questa cosa era un po' da rivedere, Ce l'ho fatta, perché il signor Lune ci riesce. Deve andare da adesso, sicuro. Per prendere il baule misterioso, che speriamo sia qualcosa di utile e non una green book qualsiasi. O una collezionabile. Comunque piacere. Fanculo! E vaffanculo, sei una puttana. Lo aspettavo come il pranzo di Natale, guardi queste cose.
Vaffanculo. No, non si può giocare con il cuore delle persone in questo modo. Ma non dica così, non dica così, dottore. Che cazzo è questo? Ma perché i personaggi vi... di coso? Adesso però ti l'avevo giocato così. Fanculo. Niente. È anche facile evitare. Sì, ma mi dà il fastidio. Puzzo. Guardate, signorone, quanta experience! Però secondo me lo deve saltare da più in alto, se lo vuole però. Adesso vi dico, il mio obiettivo era per lo più quello di cavarmeli. Bene. Ah, signorone, questo... Ho come impressione che questa parte verrà velocizzata o tagliata in qualche modo. Hai visto? Sì. Qui? Dove? Qui sotto c'è qualcosa. Ancora sempre, solo per prendere aria. Mi verrebbe il dubbio che qui dove dobbiamo andare dopo. Sì. Mi sembra troppo lungo. Madonna, che troppo di reni. Ah, madonna, che troppo di reni. Posto. Eh no, però c'è il solo tanto qui, quindi... E questa è la parte principale. Allora, torniamo giù. Ok. Guardatelo, guardate il nostro... Potremmo chiamarlo Sturzi, in effetti. Queste sono le grandi soddisfazioni. Le posso dire una cosa, signorone? Meglio la Green Goop. Allora. Almeno ho la parvenza di servire a qualcosa. Sì, almeno posso pensare che mi servirà qualcosa più avanti. Che avrò un premio per la costanza. Per tutte quante le green goop o red goop che ho catturato. Fanculo, fanculo e rifanculo. Però non fanno tanto male. Ma dà fastidio. Guardate lo signorone. Che schivatore professionista. E c'è lì, sta a prendere l'aria, signore. Il signore dice no, a me non interessa un cazzo. Io me la faccio tutta in apnea e ci muoio male anche. Lei è un miscredente, dottore. E dovrebbe saperlo che il signor Lune ci riesce sempre. Lei, signor Lune, è stato aiutato molto dal fatto che una volta che la colpisce non la rimbalza, perché se la rimbalzava anche... Ale. A me sa cos'è? È che mi dà molta poca fiducia il fatto che lui faccia questi saltelli baldanzosi. E quindi la vedo sempre come... No, secondo me è stato sbagliato proprio stilisticamente. Io mi ricordo, per platform, parliamo di platform storici, cioè roba che potrebbe avere tranquillamente la nostra età. Nel Sega Mega Drive 2 c'era Kid... Alex Kidd, che era ricco, che per chi non sapesse è una brutta copia di Mario. Ma non è vero! La brutta copia di Mario che ruotava meglio, oggettivamente. Ah, tanto un salvataggio lo facciamo. Ciao. E qui c'è sicuramente la chiave. La seconda chiave. Io direi che a questo punto... Ah! Carichi il colpo della finisce. Chi è? Ah, però lei gliel'ha fatto. Perché a me prima non l'ha ucciso? Perché si vede che non aveva colpito... L'aveva colpito di striscia. Direi che possiamo tornare alla porta. E a questo punto ci salutiamo, dice così il signor Lune? Direi di sì, a sto punto. Ah, siamo arrivati. Perfetto. E qui ci fermiamo anche noi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi diamo a commentare, iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Fare come sempre. Tanto. L'amore. A non andare nelle fogne nel caso ad avere paura delle seppie che vi vivono. Esatto. E noi ci rivediamo sempre soltanto su... Oble, signor canale, sul tubo italiano. Ciao! Ciao! Tutti su Oble, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Lane, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, vabbè. È una fonte... Cioè...